Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video volevo farvi vedere una build che ho provato con il Titano. È una build appunto anche per provare le mitragliette, dato che con il nuovo sandbox ci sarà un nuovo bilanciamento delle armi. E oltre a quello anche per provare e vedere se ancora possono entrare nel meta. Build che ho fatto con Manoferma e Tarraba. E oltre a quello ho la mod Berserkir, che appunto quando la tua super finisce ottieni un bonus temporaneo ai danni delle armi e durata e forza del bonus aumentano in base al numero di combattenti sconfitti con la super, che è molto utile, aumenta il danno di molto, prese di controllo, carica di precisione, carica veloce e fuoco energico. Quindi è una build basata sull'aumento dei danni con le cariche di luce e con la super. Oltre a quello, vabbè, mano ferma, convento assassino, fanfarone e appunto il Tarraba. Nulla, vi lascio al gameplay, vi ricordo che sono in live tutti i giorni su Twitch a partire dalle 16, se no vi invito ad iscrivervi qua su YouTube per vedere alcuni spezzoni delle live, alcune build, eccetera, eccetera, alcune guide anche. E niente, bella a tutti e alla prossima. Tre delle fiamme, non una buona mappa, ma ci proviamo. Stendardo di ferro. Stendardo di ferro sventola fiero. Concentrati. Il nemico ha preso la zona C. Zona A conquistata. La roba comunque ancora molto forte, devo dire. Zona B conquistata. Due zone a Nonostante sia una mitraglietta, ancora al suo perché. Anche molto agitata, devo dire. Una mossa potente. Ottimo. Non so come hanno fatto, come non mi ha preso. Ci stiamo caricando i colpi con il Tarraba. Non cerco di fare cose strane, nel senso l'obiettivo è cercare comunque di fare più kill possibili, non tanto con il colpo potenziato del Tarraba, ma tanto con il con i potenziamenti dovuti alle cariche di luce. Però in sé anche il Tarrab a livello base è comunque veramente ottimo, devo dire, non è assolutamente malvagio. Ovviamente dipende sempre con cosa lo usate. Allora, adesso recuperiamo la vita, attiviamo Berserkir se riusciamo. Vediamo
se riusciamo ad attivarlo. Non si è attivato. Non ho ben capito perché. Niente può fermarmi. Vorrei capire perché non si è attivato. Non ho capito perché non si è attivato Berserkir. Ma nel caso lo ritentiamo. Un carico di luce. Trita carne anche solo con una carica di luce, ragazzi, devo dire. Ma avrei voluto vedere con Berserkir. Però carica di luce è veramente forte comunque. 28 in HS per una mitraglietta è veramente top. Bella, bella, buona la prima. Buona la prima. Non è stato malvagio. Di per sé comunque è veramente forte il Tarrab, anche senza il buff al danno dovuto alle mod, quindi. Però non sembra affatto male. Non so perché non mi si è attivato Berserkir. Ho fatto 3 kill di super, quindi avrebbe dovuto attivarsi, ma non mi si è attivato. Vediamo poi la prossima. Ragazzi, ho deciso di togliere Berserkir perché non so perché con la stasi non mi conta le kill di super, quindi cambierò e lascerò così. In modo tale che faccio una build solo proprio ed esclusivamente per le cariche di luce. E proviamo il Tarrab così com'è perché è veramente ottimo. Almeno non sono condizionato dal fatto di dover tirare lassù per poter fare le kill. Quindi potete comunque usare Berserkir con un'altra sottoclasse, provarlo con un'altra sottoclasse. Però se volete usare la Stasi, dato che è meta, vi consiglio appunto questo. Non so perché non mi conta le kill di Stasi, ma lo proviamo senza, tanto con le cariche di luce come ho fatto vedere prima, quindi vediamo insomma come va. Però di per sé il Tarrab comunque è ottimo. Zona C conquista. Il nemico ha preso la zona. Il nemico ha preso la zona B. Peccato perché avrei avuto una carica di luce dovuta alla doppia di Tarrab. Comunque se avete visto, ragazzi, veramente ottimo. Non mi dispiace affatto usarlo, anche se vedete è veramente veramente forte. Molto preciso, più che altro. Più che forte a livello di danno, è molto molto preciso. Mentre appunto la distanza uso il mano ferma, che come ben sapete non c'è neanche bisogno che ve lo faccia vedere. Nel caso c'è un video comunque in descrizione. Peccato che la gente la primaria non la usi più. Quello è uno dei problemi di questo gioco. La gente corre col pompa in mano senza saperne leggere né scrivere. Dopo questo. Mio Dio, questo qua è disgustoso, ragazzi. Questo tipo è disgustoso. Probabile che a fine partita si becca anche un bel teabag. Il nemico ha preso la zona. Preso. Il nemico ha preso la zona B. Dopo qua devo switchare arma, peccato. Probabilmente ho subito un team shot perché
conquistata. Il nemico ha preso la zona C. Ragazzi, ragazzi, questa piaga prima o poi avrà una fine, si spera. Veramente un peccato che il crogiolo si sia ridotto così, ragazzi, dove non puoi neanche testare alcune armi che... È indistruttibile sta super, ragazzi. Zona conquistata. Non puoi distruggerla, cioè. E qua non posso fare niente. Se non fuggire, non ce l'ho fatta. Quello è rimasto one shot. Ovviamente i miei alleati sono utili come un cartello stradale in una strada chiusa. Zona B, perso. Ma noi triple tappiamo. Quindi stonks. Molte volte con una mitraglietta non hai neanche bisogno di un... Qua sono troppi. Zona C, conquista. Hai la zona. Potrei farmeli col pompa, ma di primaria è un po' complicato. C'è questo qua che, ragazzi, non ha ancora switchato la primaria. Ok. Ho bestie voraci, ragazzi, posso attivare. Peccato che duri pochissimo, ma veramente devastante, raga. Le mitragliette comunque ancora, secondo me, nel meta ci possono tranquillamente stare. Zona di vantaggio. Niente, queste sono build che aggiuntive che ti danno una mano, Però hanno il loro gran perché. Ci facciamo un po' di marmaglia qua con Levi. Con 35 colpi. C'è un poco di soppressione, ragazzi. Ok, ci carichiamo anche di luce. Zona B, perso. Andiamo a prenderci questo. Restano 3 minuti. Continuate a incalzarli e vincere. Zona A conquista. Due zone a più. Zona C perso. Peccato perché sta super. Ma trollato. Ma non importa. L'ho failata clamorosamente. Difficile più che altro avvicinarsi quando sei dalla distanza, perché in ogni caso loro hanno comunque lo shotgun, quindi
vabbè, finché c'è sta gente che corre con in mano senza sparare, va benissimo. Zona C, conquista. Vai da zona di vantaggio. Zona C, persa. Mitraglietta a pugno è un ottimo modo di counterare, comunque. L'unica pecca è che boh, i miei alleati, ragazzi, sono useless in tutto ciò. Quindi qualsiasi cosa faccio me la piglio in quel posto. Vabbè, GG. Vediamo quanto abbiamo fatto. Non credo che abbiamo fatto molto, però... Fai pagare questa disfatta al prossimo avversario. Ma le nostre 30 kill, ragazzi, le abbiamo fatte, dai. Dardo di ferro, che la gara abbia inizio. Ma va bene. Si torna a 1 di Destiny 2, 4v4, ragazzi. Preso uno. Un altro. Vediamo se riusciamo a farcelo di mitraglietta. Questo ma un po' distante. Vabbè. Poi siamo fatto lo stesso. Hai la zona di vantaggio. Andiamo ad avvicinarci un pelino. Anche se la mappa non è che mi aiuti molto, eh. L'unico problema appunto è la mappa, raga, per arrivare dove devi arrivare, per cercare di challengeare uno con la mitraglietta ci vuole un... Però abbiamo appunto il cannone portatile che ci dà una grossa mano. Devo ricaricare tutte le armi. Va bene. Ok. Non so come non sia riuscito io a prenderlo, ma... Carichiamo. Credo che andrò sul lungo qui. Ma no. Stavano già challengeando. Ok. Ho preso un altro. Questo non l'avevo visto. Se gli sparate lo uccidete. Lo sparate era una brutta cosa da dire, ma non importa. L'abbiamo fatto. Anche lui. Sei in vantaggio, non mollare. Vediamo se riusciamo a caricarci anche ancora un altro. Ok. Bestia vorace, vediamo se riusciamo a caricarcele. Mancava il terzo, peccato.
Veramente ottimo comunque il Tarab, ragazzi. Veramente, veramente ottimo. Sei in vantaggio. Per... soprattutto per il fatto che non sto usando una... una secondaria che sia un po' un ponceschino, quindi a me mi piace parecchio. Peccato. Peccato che ho attivato io la super, ma hanno tirate 4. È stata fantastica questa cosa. Vabbè, come sempre, tra l'altro, ragazzi. Questo non riesco a prenderlo, non so perché. Non sono entrati i colpi. E insomma, questo è un altro di quei motivi per cui sto gioco fallirà molto presto se continua così. Ma non importa. Credo di aver fatto tipo 3 challenge di primaria in tutta la partita, ma comunque ce la siamo cavata egregiamente, ragazzi. Nonostante abbiano preso tutte le zone, alla fine non ce la siamo cavata malvagiamente. Peccato. Secondo me è comunque una buona build se usata correttamente, soprattutto anche Bestia Vorace a me, ragazzi, è veramente top. Le mitragliette anche, ragazzi, io non ho usato molto la build in realtà, quindi l'ho usata proprio pulita come arma e devo dire che è veramente veramente ottima. E nulla, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, speriamo che le mitragliette non vengano tra virgolette depotenziate molto con MK, perché a me comunque piace usarla. E nulla, ci becchiamo al prossimo video e bella a tutti, un bacione.